sai, Pesca, quando sei una mamma, devi imparare a seguire il tuo istinto materno. Ah, oh, certo. Ora scommetto che direi di avercelo, questo istinto materno. Beh, qualcosa mi ha condotto fino a quelle povere uova indifese, abbandonate là, tutte sole. In attesa della loro vera madre. Ah, capisci? Anch'io sapevo di poter essere una buona mamma, proprio come la tua. Non dovevo far altro che portarle a casa, in qualche modo. Rapido. E qual era la loro casa? Boh. Ma da... Ehi, ma dove state andando? Whee! Carmelo, dove vai? Ma stiamo volando o precipitando? Non lo so, ma mi sa tipo un livello in volo. Ah, ecco appunto. Ferrotolai l'uovo in un posto sicuro. Madonna mia, sì, viva la sicurezza. Allora, prima di tutto, come sempre, ci compriamo tutti i cristalli che vediamo. Altra roba, non mi sembra che ci serva. Ma visto che ci siamo, prendiamola, dai, sì. Solo il meglio per i clienti di Tony lo Svezzo. Ah, ce ne possiamo prendere anche più di uno. Ah, e allora, vabbè, onesto, va bene così. Ma secondo voi la... Ok, la palla di neve, più neve prendiamo, più cresce di dimensione o rimane sempre così? Ma dove cacchio è sto posto? Dio mio, abbandonato nel mondo con queste colline giganti e tronchi in mezzo al nulla. Allora, calmo, calmo. Aspetta, fa vedere. Ah, ok, mi sembra di aver visto un cristallo. Niente. Ma poi è una roba pericolosissima questa roba qua per l'uovo. Allora, prima di tutto potrebbe congelarsi. Attenzione. Uno. E due. Cioè, si può calarsi attraverso le aperture per ritrovarsi il livello del terreno. In che senso? Ah, questo intendeva? Comunque, è una roba pericolosissima per l'uovo, perché potrebbe spaccarsi in un momento all'altro, oltre che se non si rompe potrebbe congelarsi. Nella neve alta, per aumentare le dimensioni della palla... Lo sapevo che sarebbe aumentata la dimensione, allora aspetta che... Giusto per... la facciamo più grande che riusciamo. Dite che è abbastanza grande, è abbastanza grossa e diventa di nuovo piccola, per qualche arcana magia. Ti capisco, questa... so cosa vuol dire essere lasciati soli. Solamente perché i tuoi amici non ti stavano cagando. Tutto per questo. Dio mio, vai piano, che qua è pericoloso. Attenzione, ti prego, vai piano. I dodo. Premi X per saltare gli alberi caduti. Ok. Vabbè, allora. Ah, ma l'ho saltato. Ma scusa, vabbè, fa niente. Allora, vai piano, qua che c'è l'acqua. Potreste morire tutti qua. Proteggerò il mio uovo a ogni costo. Allora, no, non ne vale la pena. Troppo pericoloso per avere solo tre ciliegie in più. Niente. Non capivo dove era. Ah, ma non posso neanche cadere, eh. Ma allora. Allora vai. Pensavo si cadesse in acqua. Se ci vai proprio dritto per dritto, sì. Ci devi proprio andare dentro per caderci. Però ti salva, perché se tu non ci cadi dentro, lui ti fa rimbalzare contro prima. Vabbè, qua ho sbagliato io. Lì sono stato troppo presuntuoso. Ecco fatto. Ma ci passo? Allora, le ciliegie sono magnetiche, ok. Le pere non sono magnetiche. Non sono magnetiche. Piano. Venite a me, che ho bisogno di un po' di ciliegie. Ma dai, l'avevo saltato. Che bugia. A parte che quanto è grande sto uovo per essere grosso la metà di un bradipo. Torno subito. Cioè, allora, ha detto qualcosa ma noi non l'abbiamo sentito. È palesemente l'uovo di un dinosauro. Il 3 io non l'ho ancora visto come film, però è palesemente l'uovo di un dinosauro. E soprattutto prendiamo anche il cristallo Ambra. Grazie. Secondo voi quante sono le barre di vita che possiamo avere? Forza, dimmi. Basta. C'è qualcosa? Ok, va bene, guarda, le ho sprecate volentieri. Va bene che tanto difficilmente moriamo, però tranquillo, di soldi ne troviamo in abbondanza. Quindi, attenzione. Però dobbiamo sempre tenerne almeno 500 da parte. Almeno 500 da parte per poter prendere ogni tot dentro i negozi
tutti quanti i cristalli che vende il tipo. Detto questo, abbiamo solo il cristallo viola fino adesso. Non preoccuparti. Allora, quelli che compriamo dentro il negozio sono cristalli a parte, e ok, quelli che troviamo in giro per il mondo sono i cristalli che valgono il livello. Ok, calmo, piano. Detto questo, piano, piano. Detto questo, mi sa che essendo tre uova avremo esatto, tre cristalli in giro. Niente, io li salto, ma lui li prende comunque. Ecco, fatto. Ho preso danno per questa caduta, scusami. Scusa, giusto per la scienza. No, ok. Ecco qua, prendi la pera. Prendi la pera. Scusa, vai piano. Facciamo... Ok, devi proprio essergli sotto 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 per evitare il danno dell'albero. Vai a prendere la pera, che sono un bel po' di punti, visto che ne abbiamo spesi un po'. Ok, vai avanti. Bravo, 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 bravo. Ok, slalom, slalom. Slalom, slalom. Eccolo qua, bravo. E vai, perfetto, perfetto. Vai piano, piano, piano. Che tanto le ciliegie sono magnetiche, quindi non ce ne dobbiamo neanche preoccupare. Ok, vai. Dobbiamo, come dicevo, averne... Ok, qua, qua mi sono incastrato. Dobbiamo averne sempre 500 per il negozio, che non si sa mai. Allora, onesto, sconfiggi gli uccelli per proseguire. Dicevo, a questo giro i soldi li ho spesi, diciamo, inutilmente. Devo buttarlo di sotto, vero? Dicevo, li ho spesi inutilmente solo per avere le vite extra. Vai. Perfetto, addio al dodo. Ne arriva un altro? No. Però, onestamente, non è che ci servivano. Potevamo stare benissimo con 5 invece che con 7. Ma tanto comunque di ciliegie ne troviamo facili facili, quindi anche volendo dire le tieni da parte. Tanto prima o poi per qualcosa le spendi, e quel qualcosa, quando alla fine hai comprato tutti i cristalli, hai comprato anche i minigiochi, per dire, cosa ti compri? Ti compri il potenziamento della vita. Attento, 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 prendi il dodo, bravo. Vai a prendere la pera. Ecco qua. E siamo ritornati a 500. Ah, volevo vedere cosa c'è da quel lato. Ecco qua, però siamo arrivati. La musichetta è carina comunque. Ok, abbi cura di tuo fratello o la sorella. Curatevi a vicenda. Fate i bravi. Fate i buoni. Ok. L'aquila lì, il condor, qualsiasi cosa sia. Ok, no, non viene a darci fastidio. Altro forza, cristallo? Fatti avanti, sotto con le... Oh, ma sto giro! Quanto costava questo? Non l'ho visto. 4,50, madonna mia. Cacchio. Mi sa che... Io posso entrare nel negozio quando voglio, vero? In teoria no, ma a fine livello ci posso entrare. La mamma ti vuole bene. Come faccio ad arrivare lì? Allora, forse a fine percorso. Facciamo attenzione, ma... Mi sa... Esatto, che ci arriviamo adesso. Però qua, aspetta, aspetta, aspetta. Piano, allora, qua mi sa che si va avanti. Va avanti, ok, prima non mi ha fatto niente il vento. Dicevo, mi sa che di là si va avanti, però qua si rompe il ghiaccio. Ah, no, è il ghiaccio che si rompe a tempo. Ok, allora era una cavolata. Ok, pianino, pianino. Fatto, attenzione. Vai. Sì, ok, ho capito che era una salita, però... Prendi la pera, perché grazie. Ho preso anche una ciliegia da qualche parte. Ok. Allora, in teoria tanto qua siamo all'ultima parte del livello, quindi uscendo dal... Cioè, finendo il livello, entriamo nel negozio. Il negozio dovrebbe essere l'ultimo negozio. Questo qua che abbiamo appena saltato, giusto? Non lo so. Ci sto un po' sperando anche, forse. Ok, la mela me l'ha presa. Perché pensavo fosse un livello alla Crash Bandicoot dove... Perché vai all'incontrario? Dovevo... Ok, dicevo... Di qua e di qua. Dovevo scappare da una sfera più grande, perfetto.
Ah, quelli sono i... i formichieri. Dicevo, che animale è quello? Aspetta, vai più avanti. Bravissimo. E purtroppo ci servono 400 e passa ciliegie. Vedi, a fare lo sgargiulo sconfiggi gli uccelli. Aspetta che arrivo. No. Vai. Sfrutta le debolezze del nemico. Dai, vieni qua. Ecco fatto. La tua stupidità ti ha sconfitto. Vieni qui, forza. Ok, per questo non mi sono neanche dovuto sforzare. Qua sì. No, devo rifare la sfida. Ma porca. Ok. È stato più semplice della prima volta. Guarda, sono morto contento pur di aver visto questa scena. Ok, qua dobbiamo fare la sfera Genkidama un pelo più grande. Poi io non so quanto possa diventare grande. Non so se questo basta, boh, non lo so. Ma in teoria, esatto, sì. Ok, pianino. Falla ancora un pelo più grande se puoi. Vai. Ecco fatto. Ed è ritornata minuscola. Abbiamo appena ucciso un intero branco qua. Aspetta. Vai. Bravo. Dicevo, cosa c'è là? Questo non l'avevo visto. Bravo. Era quello che speravo. Fai rotolare in un posto sicuro, grazie. Che è quello che stiamo facendo da altre due uova. Quindi vedete qua, Dodi. Questo è la vendetta per prima. Detto ciò, devo salire qua, vai, bravo. Ok, bravo, piano. Pera, grazie. No, si è inclinato e sono caduto. Ok, questa volta l'abbiamo presa più semplice, senza cadere. Ecco qua, piano, grazie delle ciliegie. Ed eccoci alla fine, fantastico. Sono scomparse le uova. No, eccole. Eccoci, uovo dardo, guscia e cocchetto, una famigliola felice. Cocchetto. Oh, vi direi di abbracciarvi, ma forse è meglio che prima vi schiudiate. Da. Mi sembra giusto. Allora, l'ho preso tutti i cristalli? Sì, ok. Vediamo il negozio. Sì, ok, yes, ce ne abbiamo sei giusti in più. Fantastico, grande. Beh dai, coi viola siamo messi bene anche con gli azzurri. Secondo voi ce la facciamo a prenderli tutti? Secondo me sì. Se non rimaniamo a corto di soldi ce la possiamo fare.